Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale Le principali notizie di oggi. Grisignano di Zocco, 18enne travolto in strada da un'auto, trasportato in rianimazione, fuori pericolo. L'adolescente è stato soccorso in via Serenissima, nella prima periferia della città, dopo la chiamata al 118 da parte dello stesso investitore stabilizzato sul posto. Il ragazzo ferito è stato trasportato in ambulanza a San Bortolo, dove sarà operato per una brutta frattura ad una gamba, sottoposto ad ulteriori accertamenti. Valli del Pasubio, travolta in Malga da un raro molinello d'aria, cade nel pendio vicino a un precipizio. Vittima di un evento atmosferico raro come un vortice di vento è stata nei giorni scorsi una pensionata di 70 anni che si trovava con il figlio a Malga Pra. Era intenta a raccogliere erbe selvatiche per la cucina quando la folata l'ha travolta facendola ruzzolare a valle, per sua fortuna fermandosi a pochi metri da un dirupo, sfiorando la tragedia. Tiene il triste addio al nonno e al mister Augusto, bandiera del calcio tinese, domani il rito. Una vita spesa per il Tiene, prima come valoroso terzino, poi come allenatore dei giovani e dirigente. Si è spento a 73 anni all'ospedale di Sant'Orso Augusto Pilastro, vecchio cuore rossonero. Lascia la moglie Gloria, i figli Caterina e Pietro, i fratelli Loretta, Roberto, i nipoti Lorenzo e Francesco. A Tiene Pilastro era molto conosciuto, in gioventù era stato un buon terzino di quelli classici, marcatore tosto. Faceva valere il fisico e difficilmente si lasciava superare lungo la fascia. Vicenza vaccini, patto tra le due ULSS e i carabinieri, mano tesa d'allarma per le prenotazioni. Anche le forze dell'ordine, nel caso specifico i militari che lavorano a Vicenza e provincia, nelle 40 caserme territoriali, si mettono a disposizione per favorire la campagna vaccinale. Con il supporto delle due aziende sanitarie assisteranno le persone più bisognose nelle procedure di prenotazione online, in caso di bisogno anche a domicilio. Vicenza, vaccino ULSS 8, nessuna variazione nel breve periodo per AstraZeneca, 80.000 i vaccinati. Nel territorio gestito dall'ULSS 8 Verica sono circa 31.000 i vicentini finora immunizzati al Covid con doppia dose, per altri 51.000 una sola inoculazione, con previsione di coprire tutta la fascia d'età degli ultra-ottantenni entro domenica 11 aprile. Sul caso AstraZeneca, nuove direttive non modificheranno i programmi del futuro prossimo. Schio rivoluzione nella viabilità del quartiere operaio di Schio dal 15 aprile. Si tratta della zona residenziale delimitata dal torrente Leugra, via Trento Trieste, via Maraskin. Operativo in via sperimentale, il nuovo piano di circolazione è stato voluto dal comune per decongestionare il traffico della zona, ora interessata da un importante flusso di veicoli che transitano per evitare il passaggio nelle direttrici principali della città. Bassano all'ex Eurobrico, il nuovo maxipunto vaccinazione di Bassano del Grappa, non sarà il Paradue al Cadolfin, ma all'ex Eurobrico il nuovo grande punto vaccini di Bassano, gestito dall'UL7. L'area è stata messa a disposizione gratuitamente dalla famiglia Pengo. Il trasferimento avverrà entro la fine del mese, una volta completati gli interventi di adeguamento e di allestimenti. Previsioni meteo 8-10 aprile, il weekend porta perturbazioni con pioggia a chiudere la siccità. Dopo giorni molto freddi per il periodo con venti settentrionali, arrivano da ovest correnti più miti che faranno salire le temperature riportandole su valori più consoni al periodo. Una serie di perturbazioni colpirà il Vicentino a partire da sabato pomeriggio, mettendo fine ad un lungo periodo secco perdurato quasi 2 mesi. Pagina dell'Eco Nazionale, si è spento il principe Filippo, consorte di Elisabetta II, aveva 99 anni. 99 anni di vita, di cui 73 a fianco della regina. Più che un marito, lo ha definito la sovrana, la sua roccia. Covid, doppia sfida per Mario Draghi, vaccini e riaperture. Una conferenza stampa, quella di ieri a Palazzo Chigi, nel corso della quale Draghi non li ha mandati a dire. Il premier è partito da alcune considerazioni molto dure, bacchettando i furbetti del vaccino.
E ora lo sport, Europa League, colpaccio della Roma in casa dell'Ajax nell'andata dei quarti di finale. Notte magica per la Roma ad Amsterdam. Nell'andata dei quarti di Europa League i giallorossi battono 2-1 in rimonta all'Ajax. Si regalano una grande gioia in attesa di completare l'opera del passaggio del turno tra una settimana all'Olimpico. Ecco infine i dati, coronavirus 17.221 nuovi positivi, 487 decessi, Draghi decisioni sulle fasce d'età per le vaccinazioni. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore. È tutto, grazie dell'attenzione e a risentirci.